Se potremmo fare, sentimi, tutta la costa della Spagna e poi salimo verso il Portogallo e via, se vediamo tutto, eh? A voglia, dai, poi vediamo. Apro Sky Scanner, vediamo i voli? Tranquillo, poi magari li vedo io dopo, tanto sto periodo fa pure parecchio caldo lì, quindi. Oh, ma non sei fomentato, cazzo? Se fanno una bella vacanza che i signori tutte e quattro, 2 settimane, io sto fissa, sto! No, no, voglia, t'ho detto, fa piacerissimo. Io l'unica cosa, poi devo parlare con Eleonora per vedere se pure lei, insomma, c'ha le ferie quel periodo. Sandro, mi spieghi che succede? Te se legge negli occhi che l'idea ti terrorizza. Che c'è? Siamo migliori amici, non ci siamo mai fatti una vacanza tutti e quattro, ma che Claudio, le cose vanno così bene tra noi. Perché dobbiamo rovinarle? è? Ma che fordì? Là, le vacanze con le fidanzate hanno un solo finale. Il primo seme della discordia verrà insinuato già alla scelta del tipo di vacanza. Noi da bravi codardi lasceremo la scelta alle nostre signore. Una vorrà il mare, l'altra la montagna. E finiremo per scegliere una squallida via di mezzo tipo una calda città d'arte dell'Est Europa. Vabbè, ma chi se ne frega, l'importante è che stiamo insieme. Poi ci sarà il momento business plan, e senza offesa, Cla, nonostante io e te abbiamo più o meno gli stessi aggi economici, a me in vacanza piace coccolarmi. Te sei un po' più braccine corte. Guarda che non è una questione di braccine corte, è che a me piace più l'avventura, il backpacking. Con la promessa che stiamo risparmiando per poi trattarci bene durante la vacanza, ci convincerai a prendere un aereo della speranza. Una bagnarola volante con annunci pubblicitari ogni 2 minuti e carrelli ricolmi di profumi che ti fratturano le ginocchia. Lì già comincerò a notare il crescente malumore della mia signora. Arrivati all'appartamento, rigorosamente scelto da me, ci sarà un piccolo momento di felicità illusoria. Penseremo di aver avuto proprio una bella trovata a concederci una vacanzina insieme. Ci aspetteranno una decina di giorni di relax, buon cibo e amicizia. Asa, e così sarà, ma quando mai io e te non siamo stati bene insieme, scusa? Arriverà il momento della scelta delle camere. Ci saranno 2 camere, apparentemente uguali ma con piccole e minuscole differenze. Una sarà grigia, l'altra verde. Una avrà circa 5 cm quadri in più, l'altra però ha una simpatica doccia che dà sulla camera. Una col soffione a soffitto, a differenza dell'altra, che però sembra avere uno splitter dell'aria condizionata più moderno. Una al matrimoniale vero, l'altra 2 letti singoli con quel buco infernale in mezzo. Le nostre signore si faranno i complimenti a vicenda e diranno che per loro non cambia nulla. E finiremo a fare un giocoso pari o dispari. Asa, ma chi ci sta in stanza? Stiamo in vacanza, saremo sempre in giro, su. Fagliela dire alle nostre signore. Appena chiuse le porte, alle nostre spalle verremo accusati dalle nostre gentili consorti di non avere né fegato né palle, di essere stati come al solito dei mollaccioni senza spina dorsale, e che per colpa nostra dovranno passare tutta la vacanza nella stanza peggiore, mentre l'altra coppia si troverà, come per magia, nella suite imperiale. Poi mi spiegherai quando smetti di farti mettere i piedi in testa da amici tuoi. E te fai sempre intortata all'amico tuo, che sta sempre a pensare solo agli affari suoi, e infatti guarda noi come stiamo, sempre nelle stanze più piccole. Sei fagiano, Claudio? Ecco che sei, un fagiano. Al mattino voi sarete già svegli e pimpanti dalle 8 come 2 pensionati. A differenza nostra, che giustamente, essendo in vacanza, vorremmo goderci qualche ora in più di meritato riposo. Guarda, sono le 11. Questi stanno ancora a dormire. Io non voglio sprecare neanche un giorno di vacanza, hai capito? Dobbiamo sprecare, sono le 11, mica sono le 6 del pomeriggio. Claudio, valli a svegliare. Chi? Vai! Verrai costretta a eseguire un'imbarazzante sveglia del soldato in cui mi imboccherà in camera e ti permetterà di entrare a gamba tesa nella mia intimità familiare. Dopo una silenziosa colazione in cui tua moglie non perderà occasione di lanciarmi una frecciatina dietro l'altra sul fatto che mi sono concesso qualche ora in più di sonno, verrà definitivamente scoperto il vaso di Pandora. La scelta su cosa fare. Vabbè, sai, ma sti cazzi, una cosa vale l'altra, è uguale. Sì, per noi. Allora, come ci vogliamo organizzare la giornata? Ma guarda, per me è indifferente, quello che preferite, una cosa vale Sì, l'altra. pure per me è uguale. A me mi sarebbe piaciuto vedere il museo che sta qua Ma dietro. certo, figurati, ci mancherebbe altro. Solo che con questo caldo, cioè, per me, un mare sarebbe la cosa perfetta. Però là c'hanno i biglietti scontati. Però, decidi, cioè, decidi tu. No, io non mi impongo assolutamente, per carità. Vabbè, usciamo, poi decidiamo Sì. magari. Ovviamente si creerà quella situazione in cui ognuna delle nostre ragazze si sarà fatta un preciso piano della giornata che esporrà fingendo che comunque qualsiasi alternativa andrà benissimo. Noi ovviamente ce ne sbatteremo e diremo a nostra volta che va bene tutto. Alla fine usciremo senza la benché minima idea su dove andare e cosa fare e ci ritroveremo per ore a vagare tipo John Travolta nella famosa meme perché nessuna di loro aprirà più bocca per proporre nulla. Una feroce rabbia monterà nelle loro coscienze, pronta a sfociare nei nostri confronti al rientro per le docce. Mi hanno fatto girare per ore sotto al sole. E poi te zitto, zitto, perché devi fare sempre quello che dice l'amico tuo. Cioè, veramente, guarda. 10.000 passi dobbiamo fare, sai quanti ne abbiamo fatti? Tre.
Dovevamo vedere la città d'arte, andare a vedere i musei, mi sono messa 3 chili di scarpe. Per far che? 3 metri. Voglio andare al mare. E tu appresso. Andiamo al mare. Arriveremo così alla prima cena in cui il dramma si sarà già consumato. Si ritroveremo a tavola caricati a pallettoni dalle rispettive compagne e pronti a sbranarci alla prima frase secondo noi pronunciata nel tono sbagliato. Che pizza ordiniamo? Io mi sa che più una margherita. Il principe delle banalità che si poteva pia, margherita. E invece da bere che prendiamo? Vabbè, che la pizza a birra gelata, per forza. Certo, in briacone se non beve si sente male. Ma sai che oggi mi hai veramente cagato il cazzo? Ah, parli pure le parolacce, mo. A me mi ha proprio rotti i coglioni, è tutto il giorno che provo. Mentre si sveglia a mezzogiorno, una coglione, si portasce, ci ha rovinato la vacanza. Ma manca, quanto mi pare, capito? La manata. Oddio, ma è uno scenario apocalittico, drammatico. Io e te non abbiamo mai litigato in vita nostra. Lo so, te lo sto dicendo. E mo come ne usciamo? È molto semplice, amico mio. Se tu ci rifletti bene, sta bella idea della vacanza a quattro nemmeno è partita da noi. Ma sai che mo che ci pensa, è vero? Sono loro che hanno spinto per farla. E quindi? E quindi mo famo una bella cosa. Alla vacanzetta ci mandiamo loro due. E noi se ne stiamo belli belli, tranquilli, una settimanella a casa per conto nostro. Dai, è qua. È tutto a posto. Vai. Certo, la margherita, che banalità. Ah, non mi rompe i coglioni. Dicevo, un parere.